Il mio libro del cuore si intitola Storia delle bambine ribelli. Ho scelto di leggervi la storia di Cleopatra, regina d'Egitto, nata nel 69 a.C. e morta nel 30 a.C. C'era una volta, nell'antico Egitto, un faraone che aveva due figli, un bambino di 10 anni, di nome Tolomeo XIII, e una ragazza di 18, chiamata Cleopatra. Quando il faraone morì, lasciò il suo regno nelle loro mani. Fratello e sorella avevano idee talmente diverse sul governo del regno che ben presto Cleopatra fu cacciata da palazzo e scoppiò una guerra civile. Giulio Cesare, l'imperatore di Roma, andò in Egitto per aiutare Cleopatra e Tolomeo a trovare un accordo. «Se solo riuscissi a incontrare Cesare prima di mio fratello», pensò Cleopatra, «potrei convincerlo che sono io la sovrana migliore». Ma era stata bandita dal palazzo e le guardie l'avrebbero bloccata all'ingresso. Cleopatra allora ordinò ai suoi servitori di avvolgerla dentro il tappeto e di portarla così di nascosto nelle stanze di Cesare. Colpito dalla sua audacia, Cesare la rimise al trono. I due divennero ben presto una coppia ed ebbero un figlio. Cleopatra si trasferì a Roma, ma quando Cesare fu assassinato, tornò in Egitto. Il nuovo condottiero romano, Marco Antonio, aveva sentito molto parlare di questa regina egizia così forte e volle incontrarla. Questa volta Cleopatra arrivò su una chiatta dorata, circondata di seta e gioielli preziosi. Fu amore a prima vista. Cleopatra e Marco Antonio furono inseparabili, ebbero tre figli e si amarono fino alla fine dei loro giorni. Quando Cleopatra morì, l'impero finì con lei. Fu l'ultima regina dell'antico Egitto. «Nessuno trionferà su di me», disse Cleopatra.